salve a tutti, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Io non mi vergogno a dire che ho appena finito di girare un video di 25 minuti, una cosa del genere, che probabilmente voi, insomma, avrete visto prima di questo, ma non paga di mezz'ora di parlata. Avevo voglia di parlare ancora e quindi mi metto a girare un video dietro all'altro così. E perché mi andava? Mi sono detta aspetta però. Niente, quindi oggi per me è una chiacchiera senza fine e non fa niente, tanto per voi saranno due video separati, quindi poco importa se mi vedete vestita e conciata allo stesso modo. Però vi rifaccio vedere i fantasmini, che sono molto orgogliosa del mio orecchino con il charm della Spooky Season. E a proposito di Spooky Season, naturalmente seguirà ovviamente il video sulle decorazioni autunnali. Ho fatto un cambiamento anche in soggiorno, ho comprato anche una cosa nuova, basta, perché ufficialmente se entra qualcosa di nuovo in salotto dobbiamo uscire noi. Ma rispetto al video sulla poltrona ho fatto un altro cambiamento, perché naturalmente non mi andava bene, ma io sapevo che quello non sarebbe stato il suo posto. Però era provvisorio, anche perché c'era il condizionatore portatile, insomma, adesso non c'è più il ventilatore, quindi insomma ho fatto un altro caso. Comunque lo vedrete magari nel prossimo video, ecco. Decorazioni autunnali, mi avete chiesto anche il video sulle decorazioni autunnali, sì, insomma vi farò vedere il soggiorno, ma non è niente di che, nel senso non ho comprato niente, non posso fare un video, anzi due, come ho fatto negli ultimi due anni, perché c'era la decorazione esterna, le decorazioni esterne del porch e le decorazioni interne di casa. Mi sono portata qualcosa e quindi insomma vi farò vedere giusto quello, ma purtroppo, ecco, per chi me l'ha chiesto, perché negli ultimi mesi diverse persone mi hanno chiesto: ma farai video sulle decorazioni autunnali? Cioè vi faccio vedere, ecco, basta, non niente di particolare, perché purtroppo non c'è più lo spazio e il modo di farlo, per cui va così. Poi aspetta, dovevo dire un'altra cosa. Decorazione autunno, stavo parlando di... mi è passato di mente completamente, perché... vabbè, se mi viene in mente poi vi dico. Allora, avete notato che ho i capelli più corti? Qualcuno di voi l'ha notato? Non lo so. Io ieri ieri per me era domenica, ho avuto la brillante idea di tagliarmi i capelli. E mi sono tagliati i capelli. Io vi ho parlato del fatto che... e anche delle gummy bears, quelle di Bears with Benefits, che sto prendendo per i capelli, continuo a prenderle. Ma parte del mio problema di perdita di capelli degli ultimi mesi era sicuramente, come ne abbiamo poi parlato nel video, ne abbiamo parlato probabilmente anche in chat, non mi ricordo, era anche il fatto che ovviamente io non tagliassi i capelli da 2 anni e mezzo e le punte, anche oltre le punte devo dire, erano estremamente secchi, ma così secchi, in particolare qua dietro, che ancora un pochino, devo dire, lo sono, ma poi magari ci andrò un pochino a lavorare sul taglio, e probabilmente con lo sfregamento notturno si creavano dei nodi tali, capirete, i nodi con, non so chi ci sia mai passato, ma i nodi con sui capelli sani, tra virgolette, ben idratati, curati, eccetera, è un conto. Il nodo sui capelli secchi, paglia, sono una roba terribile. Io ieri mi sono fatta la doccia, ieri mattina, e mi sono lavati i capelli e... È stato un momento di goccia che fa traboccare il vaso. Ho perso tanti, ma tanti di quei capelli, che ogni volta mi viene un colpo, ma mi accorgevo che mi venivano via dalle parti annodate. E questa è una cosa che ho notato soprattutto nelle ultime settimane.
Per cui ho detto, vabbè, li devo tagliare. Sapevo già, insomma, di dover andare alla parrucchiera, di doverli tagliare, eccetera. Ieri però, dopo questo momento shock, ho detto, basta, no, non ce la faccio più. Mi sono cercata un video, un tutorial di una ragazza brasiliana in Italia su YouTube. Brasiliana, credo sia brasiliana dall'accento, insomma, da come parlava italiano sembrava. Non importa, la cosa importante è che avesse dei capelli bellissimi, più o meno anche lei, questa altezza, ma questa lunghezza, ma ricci proprio di quelli così, una roba, dei capelli bellissimi. Volevo una riccia per un taglio che mi facesse vedere come fare un taglio scalato riccio, quindi l'ho cercato appositamente e ho seguito il suo, insomma, i suoi consigli. Quindi ho fatto, vedete, hanno diverse lunghezze, quindi li ho scalati dai più lunghi ai medi, a quelli più corti. Questi andranno poi, questo mi va bene. Questi dovranno essere ripresi anche qua dietro, perché qua li voglio così, più corti, perché danno volume naturalmente, avendone sempre meno. A me poi il volume sui ricci piace molto, cioè a chi non piace, chi non ha i capelli voluminosi, io invece li amo molto e quindi volevo appunto un taglio scalato e mi sono fatta il taglio da sola. Devo dire che non è male. Ora, non sono particolarmente ricci, ok, perché avendoli tagliati ieri, avendoli pettinati molto, sai, devi fare i vari passaggi, nel frattempo si asciugavano, quindi quando poi li ho asciugati, ho messo un po' di crema per i ricci e li ho asciugati, erano già quasi asciutti, quindi naturalmente erano stressati dalle varie pettinate e quindi non si sono riusciti a formare bene. Ciao banana, come stai? Stai guardando Castelcorvo con È Tommaso? finito. Oh, è finito! Ti è piaciuto? Eleonora e Tommaso hanno guardato una serie su Disney Plus. I segreti di Castelcorvo? Credo. I cavalieri di Castelcorvo? Uno dei due, comunque, se digitate Castelcorvo, lo trovate. Ed è una serie che è uscita nel 2020, quindi in pieno lockdown. Tommaso aveva l'età di Ele e, anzi, meno. E gli era piaciuta moltissimo. Purtroppo una serie italiana che non hanno mai rinnovato. Ci sarebbe stata bene una seconda stagione, devo dire la verità. Quindi Ele, che naturalmente all'epoca aveva 1 anno, non l'aveva mai vista e l'hanno riguardata insieme. Molto, molto carina. Eccoci di nuovo qua. Non mi ricordo cosa stessi dicendo. Orecchini a parte. Non mi ricordo più. Cosa stavo dicendo? Non lo so. Dei capelli. E basta, insomma, quindi li ho tagliati e va bene così, tanto non ho in programma di. Mi piacerebbe ricominciare a farli lisci, ma sono in condizioni di dover rifare. Vedete qua, spuntato un capello bianco da qualche parte. Devo rifare la ricrescita e questa cosa di dipendere da una tinta, che è una cosa che ho sempre temuto arrivasse, chiaramente prima o poi doveva arrivare, a meno che uno scelga naturalmente di non farla, ma non è il mio caso. Naturalmente con i capelli lisci la ricrescita si vede molto di più, ecco perché io negli ultimi 2 anni i capelli lisci poco e niente. Succederà, ecco, però ecco, non mi dispiace di dover essere un pochino schiava della tinta per poterli fare, quindi probabilmente mi farò i capelli lisci solo entro 10 giorni, 2 settimane dal colore, e va, finché dura, poi 2 settimane sarà già il momento di rifarlo. Oh no, sono batteria scarica, che cosa terribile, tremenda, che lagna pazzesca. Comunque, allora, c'è una cosa che vi voglio far vedere che mi è stata inviata 3 mesi fa ed è un deodorante. E io ho aspettato, 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 ho aspettato così tanto che ho terminato la prima, il primo che mi hanno mandato. E la marca è il marchio Wild, questo è il pacchetto e vi lascio direttamente, ho girato un video spacchettamento 3 mesi fa prima di utilizzarli. Ve lo lascio e poi vi lascio la recensione.
recensione. Ci vediamo tra poco. Allora, mi è arrivato questo pacchetto dal brand Wild, che voi sicuramente avrete sentito nominare, avete visto in lungo e in largo sia su Instagram che su YouTube, ed è il brand che fa deodoranti, detergenti, tipo sapone liquido e lip balm. E sono quelli che hanno il refill. Quindi adesso vediamo che cosa mi hanno mandato. Mi hanno offerto di mandarmi una linea di deodoranti. E questo sono le... Allora, questa cosa mi fa molto ridere. Perché qua c'è scritto: instructions you'll try to ignore, but actually really handy. Quindi vuol dire le istruzioni che tu cercherai di ignorare, ma are actually really handy. Effettivamente sono molto utili, quindi anche se tu vorrai ignorarle, per piacere guardale, perché ti saranno molto utili. E qui c'è la parte dedicata al deodorante, che effettivamente ti dice cosa fare, perché adesso vi faccio vedere, quindi lo faremo insieme, perché è la prima volta che lo vedo anch'io. Come infilare, insomma, la ricarica, ugualmente per il body wash, quindi il detergente, e per il lip balm. Sarei molto curiosa di provare il lip balm, devo essere sincera. Allora, quindi mi hanno offerto la linea dei deodoranti. Sono deodoranti naturali, senza alluminio, che hanno chiaramente la possibilità di essere come dire, di comprare la ricarica e quindi di riutilizzare sempre questo packaging in alluminio. Questo è il colore, mi hanno mandato il verde, ce ne sono altri due di colori, eccolo qua, molto caruccio. Ora bisogna utilizzare questa parte qua, vediamo un po' di seguire le istruzioni insieme, visto che hanno detto che sono really handy. Così si dovrebbe utilizzare una volta pronto, quindi all'ascella, e invece qua bisognerebbe, dice gently, quindi di tirar via questa base. Qua bisognerà infilare i refill. Allora, quali mi hanno mandato? Me ne hanno mandati tre. I refill sono fatti così. Questa è la parte in carta. Ah, ecco, qua c'è scritto coconut and vanilla, quindi cocco e vaniglia. Mamma mia. Oddio, che profumo. Sembrano molto morbidi. Mamma mia, che profumo. Oddio. Quindi questo è il refill. Uno. Sì, poi se non li fate cadere meglio. Il secondo è cotone, fresco cotone e sale marino. Fresh cotton and sea salt. È effettivamente più fresco. Buono, molto buono. Io sono più per i profumi più caldi. Ma sul deodorante non so. Bisogna vedere quello che funziona meglio con la pelle poi. E poi c'è questo che era di una linea, di un'edizione limitata, che è il Cherry Blossom. E che infatti ha un pack leggermente diverso, come vedete. Perché la profumazione, anche i colori sono diversi qui davanti. Quindi questo è Cherry Blossom. Dentro è assolutamente uguale. E questo è appunto decisamente più floreale, sempre molto cremoso, molto più delicato questo. Questi due sono un pochino più intensi. Aspettate, non è finito, qua c'è scritto like facts, ti piacciono le cose da sapere, ti piacciono i fatti? Alza qui. Ah, ecco, aspettate, ci sono anche questi, 50% per amici e famiglia, questi sconticini. Molto interessanti. Ve li lascio qua se volete fare un fermo immagine. Ah, ecco. Ok, c'è un did you know. Quindi sapevi che la media del... come dire, in ogni casa c'è una media di 66, nel bidone della plastica sono 66 pezzi di plastica a settimana, e questo fa 3432 pezzi all'anno. Well, not you, you're the best, quindi dice tu non contribuisci a questo aumento di plastica perché tu sei migliore. Va bene, allora io... E niente, io seguo il cuore, vado di coconut and vanilla come prima cosa. Istruzioni! Quindi, mettere il refill qui. Ok. Dice
Oh, ecco, avete visto, avete sentito? No, non lo posso rifare, però avete visto che ne è uscito un pochino, ha fatto pop come l'ho infilato. E beh, e basta, giusto? Non lo so, penso di doverlo solo infilare. Sbaglio io? Ah, questo ovviamente si gira. Dovremmo aver fatto. Ecco qua. Non resta che provarlo e vedere un pochino come va. Anzitutto, ecco, vedete, rimane trasparente, cremoso e profumatissimo. E vediamo come va. Quindi, niente, vi ho fatto vedere cosa mi è arrivato. Fatemi sapere se anche voi l'avete mai provato. Ciao, quindi avete visto lo spacchettamento, insomma la presentazione del prodotto e le ricariche, le profumazioni, eccetera. Ho ricevuto questo prodotto 3 mesi fa, avrei potuto provarlo per una settimana e poi lasciarvi il codice sconto, eccetera. Il codice sconto scade, è qua giù naturalmente, ve lo lascio nell'info box, scade a fine settembre, quindi avete una settimanella per poterne usufruire e io mi rendo conto che ci sia voluto, cioè che sia poco il tempo per usufruire del codice sconto, però siccome è un deodorante ed è una cosa molto, per carità, è una cosa molto personale, ma è uno di quei prodotti che secondo me richiede un lungo termine per poterne parlare e io ci tenevo, dato che è una cosa che mi interessa molto. Cioè, dovrebbe interessare tutti, però era un prodotto che mi interessava molto, veramente mi interessava capire se funzionasse davvero e quanto funzionasse. Ora, io l'ho utilizzato per 3 mesi di estate, ferocemente calda, in un appartamento, lo sapete, senza aria condizionata, me lo sono portato in vacanza, l'ho utilizzato sempre. Ci sono stati momenti in cui ho utilizzato il mio deodorante tradizionale, sì, ma per casi particolari, altrimenti io ho utilizzato notte e giorno perché io anche la sera quando mi faccio la doccia prima di andare a letto metto il deodorante e insomma di notte, le notti estive sono state notti di sudore ugualmente. Io vi dico, io sono una persona che suda, non sono una persona che ha però un sudore acido terribile. Almeno non sarà che non so, ci tengo molto, mi lavo spesso. Non so che sto dicendo delle cose che magari a qualcuno fa storcere il naso e dice: stiamo parlando di lavarsi le ascelle. Sì, perché purtroppo esistono ancora tante persone che questa cosa non la comprendono. Io l'ho utilizzato 2 volte al giorno. Perché anche tre, cioè tre, diciamo che lasciamo stare la doccia proprio pre-nanna, perché l'ho sempre fatta, la faccio sempre, l'ho sempre fatta d'estate, se non faccio la doccia comunque mi lavo a pezzi, ma d'estate sempre ho fatto almeno 2 docce al giorno, più un lavaggio a pezzi, e quindi l'ho utilizzato sempre. Io in passato ho avuto la curiosità di provare deodoranti naturali, di provare quelli in commercio senza sali d'alluminio. Senti, non hanno la stessa durata, la stessa tenuta del deodorante con i sali d'alluminio. Non ce l'hanno, c'è poco da fare. Questo deodorante mi ha molto stupito, perché non arriva a quel momento di puzza, si può dire, stiamo parlando di ascelle, quindi di questo dobbiamo parlare. Le profumazioni sono molto gradevoli, rimangono a lungo, ti fa sentire fresca a lungo. È chiaro che, ripeto, se vivi un'estate torrida dove ci sono costantemente temperature altissime, in una casa in cui non c'è, bene o male, molto scampo, è chiaro che io lo usassi la mattina e poi il pomeriggio mi rilavassi, ma perché avevo necessità di rinfrescarmi, di rilavarmi, di sentire l'acqua, la freschezza, eccetera, e lo riapplicavo. Però la sua durata mi ha veramente stupito in positivo e lo dico serenamente perché l'ho usato davvero e perché l'ho utilizzato per 3 mesi, in 3 mesi
particolarmente ostici, quindi sicuramente in periodi come l'autunno, l'inverno e la primavera darà maggiori soddisfazioni, darà sicuramente il meglio di sé. Infatti non vedo l'ora di ricominciare con Cherry Blossom. Io ho utilizzato, qua rimane una sottile, un sottile strato di del primo che ho provato, cioè di cocco e vaniglia, rimane proprio uno strato, vedete che è staccato anche, è uno strato sottile sottile di cocco e vaniglia, infatti c'è anche la riga di sotto, è proprio terminato, e ripeto, a me è piaciuto molto, quindi io, se volete, vi lascio lo sconto giù, naturalmente ora stiamo parlando di deodorante perché io ho il pack rimasto intatto. Questa era un'altra cosa fondamentale, perché un pack di in alluminio piuttosto leggero, niente, non ha avuto un graffio, l'ho portato in vacanza, abbiamo viaggiato parecchio quest'estate. Certo, non mi metto a sbatterlo in terra, ma il pack è perfetto. Wild ha naturalmente anche, come avete visto, la possibilità di scegliere altri, la possibilità di scegliere altri prodotti. Il balsamo labbra mi incuriosisce molto, quindi potete utilizzare eventualmente il link che vi lascio per magari acquistare un altro prodotto. Niente, a me questo deodorante è piaciuto, devo dire la verità, è piaciuto. Una piccola cosa, sono già 10 minuti di deodorante, è un deodorante in stick bianco, con il gran caldo naturalmente si scioglieva un po' di più, può lasciare delle tracce come tutti i deodoranti in stick, soprattutto quelli senza sali d'alluminio, quelli più naturali, quelli cremosi, è normale. Io non ho avuto problemi di macchie gialle, ho avuto delle tracce mettendo per esempio il deodorante prima e poi non so, una canottiera, un vestito, una cosa magari da casa, un top nero sopra, ma non è una questione di questo deodorante ma di tutti i deodoranti bianchi in stick che voi possiate usare, quindi naturalmente l'accorgimento, se usate cose scure, mettetelo dopo aver indossato il capo, cose scure naturalmente, sbracciate, intendo, insomma, cose che non che eventualmente, dove eventualmente possiate vedere i residui naturalmente, dopo il lavaggio naturalmente non resta niente, va tutto via, e quindi non ho avuto nessun tipo di problema. Basta. Non finita la pausa review. E basta, insomma, c'è il link qua sotto se volete dare uno sguardo a questi prodotti e magari volete fare una prova o un cambio da un tipo di deodorante a un altro. Io mi sento sinceramente di consigliarveli, mi sono stati inviati gratuitamente e ne parlo molto volentieri. Mi dispiace appunto che il codice sconto duri così poco, ma io li ho voluti provare molto a lungo. Infine, cosa volevo dirvi? Volevo dirvi, vi ricordate quando abbiamo parlato di, vi ho chiesto consigli su Instagram di sicuro, perché mi ricordo tutte le risposte, penso anche in live, comunque consigli sul semipermanente, io naturalmente sono tornata nel periodo dopo 2 anni in cui devo dire che negli Stati Uniti sono stata molto altalenante con gli smalti, io sono sempre stata una che senza smalto non andava da nessuna parte, cioè per me lo smalto è proprio simbolo di essere curati, eccetera, eccetera. Adesso ho messo questo color rosso scuro, che mi piace molto, però sono stata molto altalenante negli Stati Uniti e anche all'inizio dell'estate. Ho iniziato da metà luglio a ricominciare, insomma, ad utilizzarlo in maniera costante, anche perché è un periodo in cui sono un po' nervosetta e senza smalto inizio subito a tormentarmi le unghie, quindi proprio no. Vi ho chiesto consigli su semipermanenti, eccetera, eccetera. Io vi anticipo che poi naturalmente sirene, ambulanze, vabbè, ho alla fine
Il mio carrello Amazon è ancora pieno di smalti, kit vari, marchi, continuo a guardare di tutto e di più. Ho capito che l'unica cosa da fare è lanciarsi e provare perché non c'è altro da fare. Anche perché anche sullo stesso prodotto, sullo stesso brand. Mio marito che mi manda messaggi intanto, ci sono ovviamente recensioni opposte, totalmente discordanti, e quindi ti fa capire che, ecco, magari lo puoi tenere in considerazione o ti fa conoscere quel brand, ma lo devi provare perché ognuno ha la sua, a parte il suo modo di utilizzarlo, i suoi trucchetti, le unghie sono diverse, il modo di utilizzarlo anche eventualmente è diverso, e quindi è una cosa personalissima. L'altro giorno stavo guardando, era giovedì o venerdì, non mi ricordo, oggi per me è lunedì, stavo guardando delle storie di Giuliana di Make Up Delight e ha pubblicizzato, insomma lei collabora da tempo con Manico, Manico, Manico. Vabbè, le strisce UV, le strisce in gel, di smalto UV, non so come si chiami, comunque le strisce, che mi sono state consigliate anche da diversi di voi e non mi convincevano per niente perché vedo che ci sono diverse grandezze, quindi ho pensato, ma secondo, mi sembravano grandi, io ho le unghie piccole, non... Sono molto molto scettica riguardo, ma proprio molto moltissimo. Sta di fatto che ho utilizzato il suo codice sconto. Ho utilizzato il suo codice sconto. C'era il kit, non so se si chiamasse kit compleanno, perché penso sia il compleanno dell'azienda, non so, scontato, e quindi io ho comunque speso una barca di soldi per il kit con la lampadina UV, perché lampadina perché è una lampada piccola. Tre tipologie di smalto di strisce, quindi ho scelto io tre colorazioni. Questa è una cosa molto buona che ti facciano scegliere i colori. Il fatto del colore già predisposto nella maggior parte dei kit, si sta per spegnere il telefono, sono già predisposti. Naturalmente, lo ammetto, mi ha fatto desistere dall'acquistarne uno o due. Perché erano colori che io non avrei mai utilizzato. Io uso pochissimi colori e volevo sceglierli. Tanto più se poi scegli delle strisce, costano un sacco di soldi. Comunque l'ho comprato. L'ho comprato, non è ancora stato spedito, penso ci vorrà un po'. Vi farò sapere e magari farò un video dove si capisce, ecco, spero si capisca come applicarle. Ma soprattutto un'altra cosa che mi ha fatto desistere fino ad ora, ma probabilmente lo proverò, è la rimozione del semipermanente, la rimozione che mi agitano un poco. Questa è una rimozione che dovrebbe poi con il remover dovrebbe fare una sorta non di vero e proprio peel off, ma insomma, sì, con l'utilizzo del bastoncino in ciliegia dovrebbe poi fare un peel off. Ho visto anche che Manucurist si chiama. Penso di sì, ha lo stesso una rimozione peel off, ma anche lì ho sentito, non dura niente, eccetera, eccetera. Oh, grazie Ele. No, oh, ho dato una faccetta. Una faccetta. Oddio, sto morendo. È tempo di smetterla perché dopo un'ora di parlata, ovviamente, mi si è seccata la gola. Quindi vi farò sapere cosa mi arriverà e come la durata, eccetera, eccetera. Magari fare un video. Vi ricordate i video on the road dei prodotti che si iniziavano a utilizzare? Poi c'era la parte dopo tot tempo. Ecco, magari fare un vecchio video old school on the road con le strisce. Adesso vi lascio. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande. Ciao.